Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto, un nuovo video estivo, come potete intravedere, all'interno di questa mia playlist rubrica Leggi con Cartotto, per consigliarvi il testo che state osservando. L'autore è un collega, un docente laureato in lettere classiche, Pierpaolo Perretti, titolo Perché, tra parentesi, non andare a scuola, è libro edito da Rubbettino e con colpevole ritardo volentieri pubblico questo video ringraziando Pierpaolo che mi inviò copia del suo libro già qualche tempo fa, temendo forse Pierpaolo che il titolo potesse in qualche maniera andare, non dico in contrasto, ma insomma non in perfetta sintonia con quello che possa essere il mio approccio didattico da esperto di digitale, docente di materia tecnologica. Invece vi dico, avendo formazione classica ma anche pensando a quello che la scuola debba essere, voglia fare, che in realtà, cito la quarta di copertina, il libro è nel contempo una sorta di j'accuse contro la scuola, ma in realtà è una dichiarazione d'amore per la scuola. Voglio insegnare, non mettere voti. Un libro che ha quindi una connotazione pedagogica, se così vogliamo, ma che soprattutto pone l'accento su alcuni temi che chi opera nel mondo della scuola conosce, condivide. Pensiamo al tema del comunicare, dell'esprimersi da parte dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Faccio un piccolo spoiler, come potreste forse insomma dire, nel linguaggio dei giovani, con numerose G. Pagina 91, una lingua per capire, una lingua per dirsi. Questo è uno dei consigli che vi do, ci sono molti spunti veramente interessanti nel testo. L'autore si pone la problematica del parlare in maniera accurata da parte dei nostri ragazzi, cioè che giunga loro una conoscenza e una competenza adeguata perché si esprimano bene. E arriva a scrivere che non c'è dubbio che la scuola possa dare un grande contributo, tuttavia, volendo trovare il nostro orientamento, bisogna porsi un interrogativo, come sempre trascurato nella coscienza di alunni, genitori e spesso degli insegnanti stessi. Perché imparare a parlare bene? Aggiungo io, perché le parole sono tutto. Perché, come spiego ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, le parole dicono chi siamo ma anche dove vogliamo andare. Un imprinting che giunge non solo da me, ma del mentore italiano della neurolinguistica, che è quel maestro che io considero essere Paolo Borzacchiello. Ecco, Pierpaolo Perretti nel suo libro mischia, diciamo, percezioni, esperienza didattica, obiettivi attesi, i cosiddetti desiderata, però ci coinvolge in questo percorso che di fondo mette al centro di tutto la scuola quale agente nel suo insieme educativo ed educante. Dare valore alle discipline classiche in un contesto tecnologico come quello in cui stiamo vivendo vuol dire ad esempio capire che digitale e analogico non sono e non saranno mai in contrasto, ma sono complementari l'un l'altro. E allora il vero tema forse da riportare al centro è il tema del come con passione, con amore, con competenza si debba educare, perché il mestiere del docente va fatto e va posto in questi termini, cercando di appassionare con autorevolezza, concetto ben diverso dal concetto di autorità. Vi rimostro dunque il testo, eccolo, per Paolo Perretti, e vi do appuntamento sin d'ora al prossimo video corso, con un saluto da parte del vostro Andrea Cartotto.